Ciao ragazzi, sono Donato De Bartolomeo, direttamente da Rimini Wellness, questo uno degli eventi più importanti a livello mondiale. Sono insegnante di yoga e di Pilates per la Federazione Italiana Fitness e mi occupo da 20 anni di formazione di insegnanti sia nel Pilates che nello yoga. E sono qui per presentare le ultime novità nell'ambito del fitness olistico. Quest'anno ho presentato 4 lezioni, una classe di yoga per tutti, una tipologia di yoga che dà la possibilità a tutti i praticanti di poter svolgere le principali asana dello yoga, una lezione di yoga dinamico più dinamica con delle progressioni più fluide in armonia con il respiro e 2 classi di Pilates, una classe di Pilates per la schiena specifica per chi ha problematiche alla colonna vertebrale e una classe di Pilates props con l'utilizzo di piccoli attrezzi. La mia specialità è soprattutto lo yoga e il Pilates e quest'anno ci sono delle grandi novità nell'ambito soprattutto dello yoga e del Pilates. Lo yoga e il Pilates sono sempre di più delle discipline terapeutiche specifiche per chi ha problemi alla schiena ed è risaputo che oggi uno dei mali del secolo è proprio il mal di schiena. Per quanto riguarda invece le ultime tendenze, c'è una valorizzazione del metodo Pilates in tutte le sue forme, sia matwork che grandi attrezzi, e poi un'altra disciplina che in questo periodo sta avendo molto successo nei vari centri fitness d'Italia ma non solo è il lavoro funzionale, il functional training e tutto ciò che è lavoro funzionale. Io lavoro in diversi studi nel territorio e mi occupo di formazione per insegnanti. Nei miei studi, nella maggior parte dei casi, i miei clienti mi chiedono dei protocolli di lavoro specifici per diminuire e combattere il mal di schiena. Mentre per quanto riguarda la formazione, i corsi che in questo momento funzionano di più sono le specializzazioni e corsi di anatomia applicati al movimento. Per quanto riguarda le mie abitudini alimentari, io sono vegetariano, quindi ho scelto di nutrirmi con vegetali e con proteine vegetali. Questo mi consente anche di avere un stile di vita più sano. Per quanto riguarda invece il mio training personale, io faccio per il mio corpo Pilates, pratico yoga e pratico functional training. E per recuperare faccio 2 cose importanti: meditazione e vacanza. Ne approfitto per salutare tutti i miei allievi russi e più precisamente della città di Mosca, dove ho lavorato un bel po' di anni fa con Svetlana e con Margherita. Quindi ne approfitto per salutarvi tutti e spero di vedervi magari l'anno prossimo a Rimini Wellness 2020. Un bacio dall'Italia!